cari lettori, bentornati alla macchina del tempo. È l'ora di parlare del maggio del 1992, ma dato che è un mese davvero ricchissimo di videogiochi, partiamo soltanto dal reparto computer. Vi anticipo comunque che troveremo parecchie gemme di primo piano. Buona visione! I computer ritrovano un eroe molto amato in Indiana Jones and the Fate of Atlantis, The Action Game, pubblicato dalla LucasArts e che anticipa di diversi mesi la quasi omonima avventura grafica. Il team Attention to Detail prepara questo antipasto in una formula del tutto inattesa, quella del gioco d'azione visuale isometrica, che in realtà ha qualche enigma da risolvere lo propone comunque. Il pubblico, comprensibilmente spiazzato, ha riservato al gioco un'accoglienza molto di pancia, accanendosi sulla sterilità della grafica e sulla claustrofobicità dei livelli, ma chi ha insistito nell'addentrarcisi ha conosciuto buoni momenti videoludici. Indiscutibilmente positivo è il fatto che il titolo sia stato pubblicato anche per i computer ad 8-bit che hanno potuto godersi per l'ultima volta il Prode Jones. Le immagini sono della versione Amstrad CPC. Per un motivo molto semplice, non si trovano video delle versioni a 16-bit perché erano munite di una protezione molto difficile da simulare testualmente, per cui nessun youtuber sembra aver avuto con sé il manuale del gioco per riprendere un po' di gameplay, e probabilmente non esiste neanche una versione piratata, ma sappiamo che non vanno scaricate. Uno degli episodi più amati di Ultima e sicuramente tra i migliori è stato il sesto, che venne pubblicato nel 1990 come sempre dalla Origin di Richard Garriott. La strada verso l'Europa è stata lunga 2 anni, ma alla fine Lord British si fa il trucco anche per l'Amiga, serbando purtroppo una brutta sorpresa. La lunga gestazione non si è tradotta in una buona ottimizzazione del codice, che è talmente pesante da risultare quasi ingiocabile su un'Amiga di base, nonostante le riduzioni grafiche attuate. Peccato perché le introduzioni di Ultima 6 non sono irrilevanti, a partire dal mondo finalmente in un'unica scala, con fasi di esplorazione dei dungeon strutturalmente in linea con quelle di esplorazione esterna. Meglio giocarlo su PC. Project X, e potremmo stare qui a parlare per ore. Una cosa è certa, è lo sparatutto capace di rompere con più fragore nel panorama Amiga, ma non tutte le sue qualità vengono unanimemente riconosciute. La grafica è un trionfo di design stilistico, dalle splendide schermate di intermezzo al tratto di alcuni nemici e fondali, sempre mossi con grande fluidità ma senza accenni di scorrimento parallattico. Ottime le musiche dei menu, nella partita però non c'è nulla. La difficoltà è ragguardevole, la cosa piace a molti ma non convince tanti altri, ed è qui che le opinioni si scontrano ardentemente. È in effetti il migliore sparatutto per questo computer o un gioco tanto fumo e non troppo arrosto, come sostiene chi parla? Rimarrà probabilmente una questione irrisolta, ma ricordarla accende ancora gli animi. C'è un altro gioco di ruolo che attraversa l'oceano dai lontani Stati Uniti, Pools of Radiance, seguito diretto di Secret of the Silver Blades, nonché capitolo conclusivo della saga denominata Gold Box della SSI, tutta incentrata sulle regole di AD&D. Complessivamente si tratta di una buona chiusura, soprattutto perché caratterizzata da un modello di gioco che stava cedendo il passo ai tempi, peccato solo che proprio il finale si è ritenuto generalmente deludente. Era già stato pubblicato da un po' per PC, ma questa conversione per Amiga riesce a superare l'originale in fatto di giocabilità pura, grazie ad una differente gestione dei salvataggi che rende l'esperienza meno frustrante, mentre la grafica ha dovuto sottostare al solito abbassamento dei colori. Difficile però oggi rituffarsi in queste meccaniche. Alien World è un prodotto molto poco noto, programmato dalla Hi-Tech Software, compagnia che raramente è stata capace di sfornare software di buon livello. Il titolo in questione soffre un aspetto fin troppo generico, forse anche a causa di una grafica che pare a tratti un maldestro plagio degli alieni di Geiger. Ad un'analisi più approfondita rivela una giocabilità non del tutto malvagia e le meccaniche da sparatutto in un mondo da platform non sono male. E può vantare persino buone musiche. Il level design purtroppo non è particolarmente esaltante e i comandi hanno qualche problemino. È stato pubblicato su Amiga ed ST.
L'idea di poter realizzare un run and gun sulla scia di Green Beret su una piattaforma 16-bit non può che solleticare le fantasie di molti. Alla Zeppelin Games, tuttavia, non c'è l'intenzione di fare le cose veramente sul serio e puntano su un videogame da vendere a prezzo di budget, ma questo non giustifica la bassa qualità che lo caratterizza. Si salva praticamente solo lo scrolling fluido, ma per il resto la grafica sembra di un 8-bit, mentre il divertimento latita principalmente perché è danneggiato da una difficoltà terribilmente alta. Well done, Trooper. Molto popolare su Amiga ma anche ST è Fire and Ice, che reca anche la firma di un game designer d'elite, Andrew Braybrook. Noi controlliamo un pittoresco coyote che si aggira per livelli che, tenendo fede al nome del gioco, spaziano da scenari polari ad altri molto soleggiati, con una certa influenza anche sul gameplay. La strutturazione degli stage è molto godibile, sebbene sia fortemente basata sulla ricerca di chiavi, ed il ritmo compassato del gameplay non è mai un difetto. Giusto segnalare comunque che Fire and Ice è un altro di quei titoli che dividono i videogiocatori. Nonostante alcune qualità incontestabili, non è capace di appassionare tutti, apparendo a tratti noioso. Rimane comunque ancora oggi un platform di grande personalità. E questo sembra proprio il mese dei giochi famosi ma controversi, dato che è il turno di Jim Power in Mutant Planet. Questo lavoro della Loricel rientra a pieno diritto nella categoria dei run and gun e viene di frequente accostato a Turrican. Eppure vi sono differenze sostanziali tra i due, dato che Jim Power riduce a zero il fattore esplorativo e costruisce il suo gameplay piuttosto con riferimento alle dinamiche trial and error, che richiedono un timing perfetto per avanzare, puntando su una sfida per giocatori molto abili. Tecnicamente però il gioco non si discute, fluidità perfetta e straordinaria ricchezza cromatica prima di tutto, ma anche una colonna sonora scritta da un tale Chris Hulsbeck, a suo modo comunque memorabile. Pubblicato dalla Playbyte ma incapace di guadagnarsi molta notorietà, Hug è in realtà davvero gustoso, a partire dalla bizzarra sceneggiatura che ci vede indossare i panni minimali di un uomo preistorico che si è inventato un'aeromobile a pedali che usa come taxi. Al giocatore viene chiesto di spostarsi con esso e il suo peculiare sistema di controllo per la schermata del livello e portare nei luoghi opportuni chi ne fa richiesta. La grafica è simpatica, la giocabilità abbonda e la longevità consiste di ben 69 livelli. Sembrerebbe anche originale, ma a ben vedere una rivisitazione di un titolo chiamato Space Taxi, ma questo ovviamente non è un difetto. Per moltissimi, i computer a 16-bit sono state semplici macchine per videogiocare, e sin troppo spesso questo è stato inteso soprattutto in ottica arcade, ma è giusto sottolineare come proliferasse in realtà un po' di tutto, con un genere strategico ricco di titoli interessanti. Pacific Island, la Empire, è il seguito ufficiale di Team Yankee, rispetto al quale rinuncia alla riproposizione di eventi realmente accaduti per dedicarsi ad una storia inventata di sana pianta. È un ispirato mix di strategia ed azione, la prima ovviamente utile alla preparazione delle missioni, e la seconda per raggiungere in prima persona gli obiettivi fissati al bordo di un temibile carro armato. I progressi in avanti rispetto al predecessore sono avvertibili in tutti gli aspetti e spiccano nel motore grafico. Continuando a parlare di strategia, bisogna riconoscere che un po' di semplificazione ogni tanto è opportuna, e anche su questa ha conosciuto la sua fortuna la serie di Perfect General della Quantum Quality Production, che finalmente porta in Europa il suo titolo tramite la Ubisoft. La guerra si combatte ancora una volta su un terreno fatto di caselle esagonali, seppur nascoste, ma le meccaniche di base vengono alleggerite. È un gioco da ricordare anche per la possibilità di giocare online con un amico, ovviamente senza internet, ma tramite connessione diretta con il modem. Avveniristico. Non bisognava essere per forza dei supporter del team inglese per conoscere Manchester United Europe della Chrysalis, dato che prima che un prodotto dedicato ai tifosi era un dignitoso titolo calcistico.
In occasione del campionato europeo, la stessa azienda si aggiudica i diritti di una delle stelle più luminose del calcio inglese di ogni tempo e porta sul mercato John Barnes European Football. Ma la struttura è la stessa del predecessore targato sempre Chrysalis, soltanto con qualche differenza in fatto di controllo palla. Il pubblico tuttavia non apprezza gli scarsi progressi e soprattutto la limitazione a sole 8 squadre, quelle qualificate alla fase finale di quello europeo, inoltre senza la Danimarca vincitrice che venne ripescata in extremis. Nonostante la popolarità delle avventure grafiche sia in questo 1992 al suo apice assoluto, diventa complicatissimo per qualunque sviluppatore secondario inserirsi nell'egemonia del duopolio LucasArts Sierra, ma a suo modo la Cyber Dreams ci riesce con Dark Seed. La chiave di volta è nel supporto artistico del geniale H.R. Giger, visionario svizzero noto per i suoi lavori a tema alieno, che qui riesce a distillare un carisma fuori dall'ordinario ad ogni singola schermata di gioco, amplificando considerevolmente la tensione derivante dalla sceneggiatura fanta-horror che il protagonista vive a cavallo di due dimensioni. E meno male perché Dark Seed è ludicamente discutibile, con possibilità di rimanere bloccati in caso di mancate azioni pregresse ed enigmi strutturati generalmente non benissimo. Su Amiga poi il codice arranca non poco, mentre su PC c'è da lustrarsi gli occhi grazie alla grafica in alta risoluzione 640x480, che annichilisce in dettaglio qualsiasi avventura grafica mai pubblicata fino ad allora. Il mercato dei videogiochi è ancora stravolto dall'effetto Lemmings. Il capolavoro della DMA Design aveva donato dignità assoluta alla categoria dei puzzle games, ragion per cui il pubblico è ben disposto ad accogliere nuovi titoli sulla stessa linea, e la Imagitech Design cavalca a dovere l'onda. The Humans ci porta agli albori della collaborazione fra uomini e dell'evoluzione in generale, col giocatore a capo di un numero più o meno nutrito di cavernicoli con problemi di vario tipo. Sarà necessario spremere le meningi, ma una generosa mano viene per fortuna dalla simpatia intrinseca dei protagonisti. Peccato che su Amiga ed ST vi sia uno swap disk fastidiosissimo, con tre cambi per ogni livello di gioco. Quasi inaccettabile. Anche gli scacchi sono una disciplina importante, soprattutto in un momento in cui i processori crescono in potenza e le intelligenze artificiali possono evolversi mostruosamente. La Software Toolworks è la compagnia di maggiore successo nel campo e questo mese porta anche in Europa Chessmaster 3000, che enuclea la sua evoluzione in un computer che sa essere molto scaltro, ma sono ancora più godibili le quasi 200 partite memorizzate giocate da veri campioni, e tutte da studiare, ma si pensa anche ai principianti grazie ad una modalità nella quale la CPU ci fa da tutor. Un'ottima occasione per migliorarsi. Incontriamo un'altra avventura grafica di un team debuttante nel genere, una certa Westwood. Il titolo in questione è The Legend of Kirandia, che avvia tra l'altro una fortunata trilogia. I versatilissimi programmatori americani danno vita ad una storia intrigante, fatta di un giullare pazzo, un uomo tramutato in pietra e tanta magia che si avvicina moltissimo, e forse non casualmente, all'atmosfera di King's Quest. Il grande merito del gioco è quello di affrontare ogni problematica delle avventure grafiche con competenza, seppure senza particolari colpi di genio, e mantenendosi a debita distanza dai grandi classici della categoria. Sure, but I don't know how. I meant to replace the bad planks, but you know how time flies by. I hope nobody important tried to cross. L'ultimo titolo per computer del mese è un'esclusiva PC, nonché ancora una volta un'avventura grafica, per la gioia di molti, ma stavolta c'è da srotolare il tappeto rosso per la veterana Sierra, che ci porta il secondo capitolo dell'incomprensibilmente breve saga di Laura Bow, The Dagger of Amon-Ra. Il setting non sarà originale, ma assai stimolante. All'inaugurazione di un museo impreziosito da un rarissimo manufatto egizio, viene consumato un assassino che la prode Laura intende indagare. Tutta la storia si svolge nello stesso grande edificio con gli eventi che si accavalleranno all'insegna del mistero d'autore. The Dagger of Amon-Ra, per quanto poco ricordato, viene ritenuto da molti tra i migliori lavori della Sierra. Ci risentiamo tra qualche giorno per le console portatili e quelle da salotto ad 8-bit.
A presto, e se vi è piaciuto il video ricordatevi di condividerlo o cliccare su mi piace. Ciao! We've had complaints about reporters who refuse to dress properly at social events. I'm so excited to be... I'm busy right now, girlie. Love to help you out sometime, though.